Scusate il fiatone, ma è già da un po' che corro. Allora, oggi è venerdì, dopo pranzo, dato che è una bella giornata, ho detto ne approfitto per andarmi a fare una corsetta. Adesso ne approfitto per prendere un po' di fiato, c'è nessuno dietro, no. E sono venuto a farmi una corsetta, perché dato che poi il giorno fa buio presto, poi c'ho da fare, e ogni tanto come posso, che c'è una bella giornata, ho tempo, ne approfitto per farmi una corsetta. E anche perché poi sotto le feste, in previsione delle mangiate, cioè tocca bruciare il più che posso prima. E quindi niente, adesso vado alle ciance, finito di riprendere fiato, quindi mi rimetto a correre. A dopo. Allora, sono davanti al Lidl e devo comprare delle cose che mi mancavano per fare una video ricetta. Io, se vedete, sto al buio. Sto passando davanti alla palestra, se la sento la musica. Quindi devo comprare due cosine, così riesco a fare finalmente questa video ricetta, anche se penso che questo video forse lo vedete dopo. Fa per niente freddo, sta una tavola, io ovviamente al buio. Scusa. Niente, ciao. Allora, sono appena uscito dal Lidl, ho preso questa che la voglio provare, cioccolata arancia, costava 2,45 euro, e bagno crema, e poi ho preso questa per fare con la merenda, c'ho fame. La mia cena, allora, hamburger con un po' di broccoletti, e questa è la mia cena. Abbiamo preso un appartamento con due stanze, qui c'è il bagno, il bagnetto, poi qui c'è la prima stanza, due lettini. Poi qui c'è la seconda stanza, una bella vista, letto. C'è mia madre che sta stanca, c'è il tavolo, qui penso che dormirò io nel divano letto. E qui un'altra finestra. No, le fai buoni quelli, adesso quanta roba buona che c'ha la pasticcia. Quale ti piace? Degli spacco le mani. Quelle lì con le noccioline, quei pistacchi. No, quello mangio. No, io non vado, sono per i pastelli. Sera, allora, siamo scesi dai parenti a Napoli per dare gli auguri di Buon Natale. Io sto in maniche corte perché fa un caldo dentro l'hotel. Adesso sto andando a prendere un po' di acqua perché abbiamo sete.
i miei stanno di sopra, mio fratello a rilassarsi. Prendere un po' di acqua. Venti. Tu la mantieni per quando vengo io, non sta a beve. 12. Ci mangerei io, però partella per te. A costruisci! Dai, che siamo miliardari e ce ne andiamo tutti in crociera. Io voglio il motoscafo. Andare in crociera. Io voglio il motoscafo. Che ci fa? Dove metti? Papà vuole la bacchetta. Solo per me. E io ti compro una tre. Ma voi è una vita che dite che dovete comprare roulotte, camper. 24. Io voglio tutto. Ma questo come funziona? Scusami. 33. Questi sono i miei numeri. E mo devo vedere se escono qua sotto. Esce uno dei sei simboli, vinci immediatamente tutto quello dei simboli. Se esce il lingotto, prendi tutti il valore di premio. 28. E quanto vinceresti con 28? 28 abbiamo vinto. 5 euro. Poi gli ultimi due. 43. No, 34. Primo numero? Ah, 34. Ah, al contrario. E 30. E tanti quelli... 5 euro. E sopra che sono tutti i premi 5 euro? Questi qua erano i miei numeri. Ah, questi. Questi, se sotto uno di questi usciva uno di questi simboli, il corrispettivo. Sì, guarda che vista. No, vedi, ne poteva arrivare l'acqua da dove vedevamo noi, da albergo. Quella è tutta Napoli. Sì, lì. Quella è tutta Napoli. Quella laggiù? Sì. Ammazza, è lontano, guarda il gatto, hai visto il gatto? No, dove? Si è infilato lì in mezzo ai rocci. Acchiappa i topi. Sono grossi. Ecco, guarda. Dai, facci una bella onda. Io questa dopo. Eccola. Oh, guarda lì giù, guarda come le fa, guarda. Culo, muoio, se ne siamo andati noi. Guarda. Dai, facciene una qui. E qui dove si sono sposati mamma e papà. E qui si sono sposati i miei genitori. Ovviamente è bella. Quanti ricordi. Giornata stupenda. E un laghetto. Ah, ora sembrano veri. Queste sono veri, mi sa, Ma no, l'hanno riprodotte. Però guarda, c'è cioè, proprio minuzioso. Guarda il castello laggiù. Sì, il castello di Dracula. Guarda l'angelo sospeso. Castello di Dracula. Che c'entra? Che bello, sa bue, pare che te guarda. Bello. Bello. Vabbè, ma a Napoli, no? Cioè, se non sanno far loro il preservativo. No. Dai, vecchiette. No. Che fa? Che bello, no, stupendo, guarda quelli che volano. Guarda, come cazzo si chiamano il coso? L'altare. Che belli sti cavalli.
Cioè, questi saranno tutti antichi. Partire in maggio. No, questo è stupendo. No, ma guarda gli angeli, io. Vabbè, ma mani dove fatto? Ma non vediamo. Cioè, questo è un riprodotto a loro, no? Sì, sì, io. Non l'ha più piena, non lo so. Che bello. Li sbaglio, devi fare. La signora affacciata qui. Sì, che forte. Che bandiera buona! Come si fanno le polpette? Ho messo a mollo il pane nell'acqua, mia zia come le fa, macinato e sta tagliando il prezzemolo. Prezzemolino. Queste polpette, zii, per più o meno quante persone? Così, questa quantità qui? No, ma ce mangiano, ce mangiano. Sì. Questa cosa è pepe? Pepe. Che ti senti osservata, zii? Ti senti osservata? No. È una giusta quantità, pepe. Oh. D'aglietto così cacciamo via i vampiri, gli spiriti cattivi. Ma tuo marito con te non ci vuole stare proprio. Io non so che gli hai fatto tu. Se no vieni l'olio quanto fino insieme, mette bene il pezzetto insieme. Se ci deve puzzare fiato ci puzza tutti quanti nello stesso modo. Fatto bene insomma. Vogliono, se loro. Allora, se tu fai già 5 uova, hai detto 800 grammi di carne. Mezzo tanto chilo. Si regola dopo, ha detto. Sono 3 uova. Si fa tutto. Oppure anche 2. No. Non si fa a messo una polpetta. Ti piacciono le polpette di zia? No. Ma io non lo sento. La scuola è troppo scientifica nelle cose. No, lo sarà perché... Ma tu prendi le uova fresche? Sì. Lo sarà un po' che sul mercato. Che l'uova quando sono troppo presenti... Cioè, la frittata non me dà fastidio. Pecorino dentro. Pecorino. Ti devo le unghie. Non ce l'ho, però. Se fanno certi nodi, se sono le lì. Li fanno stretti, perché... E vai, ti metto un po'... Non vinco io, hanno che non ce l'hai. Bruciano l'occhio. Non mazza manina, ma c'è caduto pure un occhio. Il sale ce l'ho messo. Sì, sì. Aspetta, riguardo il video. Non mi ricordo visto. Io non ho visto, ho visto il pepe, ma il prezzemolo, l'aglio, ma il sale non ho visto. Che figo. Tra pure i bicipiti. Bello il biscuito di colore. Quello era tutto. Che carne era, zii? Che macinato era di? Maiale. Sì, la carne macinata. Sì, mischiata. Maiale. Ecco, se la hai vaccini. Ricordo che ti fa mangiare una volta la casa, la tutto allora.
Ah, non è che mai queste fare roba, se lo spiegano, fai un fatto un paese. Fresca. A dire tutto, senti i cannelloni, parli di Natale. Ti dico. Ma senti i cannelloni, con basti con il coppetto, con panai. Io dopo se ne piccoli, sì. Non erano buoni. Quindi sì, tu fai, non la fai con quella di manzo? Mischia. Il vaccino che cos'è? Ma la fa mai io? Il vaccino è quella canna rossa. Mi ha messo l'olio. Mi permettete che io assaggio? Sì, sì, fa, sì. Qualcuno non ci piace, l'imbarco. Ah, amico. Non c'è sale, che so. L'altro poco poco, dai. Diciamo il sale. Che buono. Ma te se va aperto, già come le ho fatte? Ah, sta aperto? Sì, sì. Quando avete pagato? No, non ce l'avevo lì dietro. Ah, oh. Quando, ma vado un attimo di là. Quando torniamo a Roma. Guarda che buono. Guarda che spada che ho fatto tu padre. Cioè, tutto quanto loro che si mettono lo scapolino e fanno un po'. Poi se magari c'è qualcuno che dice no, a me non mi piace. Mio padre è andato per asparagi, ecco cosa ha riportato. E non dico altro. Aggiungo. Non faccio battute. Questi tre cose sono fichidindia. Fichidindia e un po' di insalata. Vabbè. Bravo. Senza altro. Già hanno chiesto loro, devono ritirare delle cose. Vai a rovinare, domenica devi stare rientrato.